Ah, guarda che bello, classica auto da giocatore di GTA medio, un bello spoiler gigantesco, classica anche logica di GTA in questo caso, perché aprendo il bagagliaio succede questo. Ma come cazzo fa? Come cazzo hanno fatto a non pensarci a sta cosa? Ed è con questo spettacolo che vi do il bentornati alla logica di GTA numero 76, 75, qualcosa del genere. Oggi ne abbiamo, quante ne abbiamo. Soprattutto si tratta di logica a livello ingegneristico per quanto riguarda la mentalità anche di Rockstar Games. Ecco, vedete, qui abbiamo un casco colorato. Ci sono tanti caschi colorati in realtà che sono disponibili nelle attività, non in free mode ovviamente. Il bello è che dovrebbe essere un casco antiproiettile. No, vedete, ci stanno anche i caschi antiproiettile. In realtà non è antiproiettile, perché sparando infatti l'NPC muore con un colpo solo. Ora, io non capisco due cose. Uno, perché questo casco non sia antiproiettile. Due, perché cazzo non li rendano acquistabili. Uno deve andarsi a glitchare il completo per avere questi caschi. È da questa clip che si capisce molto bene l'affinità che ha Michael con le barche, con i veicoli. Oserei dire anfibi, perché probabilmente lo saprete, potete andare anche sulla terra con sto coso. Ecco, come vedete succedono cose come questa. E il bello è che non gliene frega niente. Voi potete stare sott'acqua quanto volete. Secondo il gioco non avete bisogno di ossigeno. È chiuso questo veicolo, è un sottomarino. Guarda, guarda, che cosa fa con la testa? Tutto strano. Sta in un trip in questo momento Michael. A parte che Michael sta perennemente in un trip. Guarda che cosa puoi fare, non gliene frega. Guarda, tutto rotto. Allora Michael non può respirare sott'acqua, ma lui non sa di essere sott'acqua e quindi non gliene frega niente. Oh, che belle le logiche del carro attrezzi. Ecco, un'altra bella logica è il fatto che si possa entrare in determinati casi, non chiedetemi quali perché non so quali, però succede evidentemente determinate volte, a forza incudo senza avere il livello di sospetto. Non vi caga nessuno, potete fare quel cavolo che vi pare, anche infastidire un militare, investirlo, tanto non gliene frega niente. Però c'è una cosa molto più bella che potete fare. Ho provato a trainare un carro armato, purtroppo questo non si può fare. Ho fatto incazzare dei militari lì vicino, sebbene non mi sia preso un livello di sospetto. Dopodiché sono andato un po' più avanti, ho trovato un fuoristrada, un veicolo con dei militari appresso, e ho pensato, ma forse posso trainarlo come con le macchine della polizia. Ovviamente no, 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 potete trainarlo tranquillamente. E il bello è che ovviamente anche in questo caso vi ignorano. Questo potrebbe essere uno dei crimini più gravi della storia dell'umanità. Ho rapito dei militari con un carro attrezzi, rubandomi anche il veicolo. Poi quello si sta impegnando pure, Guarda quanto si sta impegnando per scansarsi. Alla fine riesce a scansarsi e guardate che fa. C'è una ruota rotta, scende, risale, ci ha ripensato. Dopodiché capisce che il veicolo non può funzionare, si schianta contro un altro. Prima di aver capito che il veicolo non può funzionare, se ne va. Come se non fosse successo niente. Ah, questa è una cosa che in 10 anni non avevo mai visto. Ci sono determinati missili che probabilmente saprete sono dinamici e possono anche esplodere. Se voi sparate proprio sul retro, che cosa succederà mai? Esplodono? No, non esplodono. In realtà succede una cosa singolare, un piccolo dettaglio abbastanza illogico, ma è comunque un piccolo dettaglio. Guardate anche il capolavoro che ho creato in sto caso. Perfetto. Ma c'è un'altra cosa che ho notato qui nei dintorni. Ci sono determinati oggetti sparsi qua, anche sti scatoli. Ok, scatoli, poi chiamiamole così, ste casse, no? Se tu muovi provi a muovere determinate casse, non succede niente. Se invece provi a muoverne altre, non pesano assolutamente nulla, sono delle piume. Te le puoi trasportare fino alla cima del Monte Ciliad. Probabilmente ci avranno equipaggiamento militare che costa milioni di dollari. Non dico milioni, ma centinaia di migliaia di dollari. A nessuno importa. In questo video, spoiler, mi importa una sega! C'è una cosa singolare che potrebbe non esservi mai capitata e che accade se provate a fare una capriola mentre state impattando con un NPC. Saprete probabilmente che i personaggi della storia li spingono via gli NPC. Ecco, adesso avrete notato probabilmente un'animazione strana. Andiamo a rifarlo, col giusto tempismo, se mi riesce, ecco qui, ecco. E Michael fa una cosa un po' strana, diventa, oserei dire, un po' posseduto. Ecco, adesso rallentiamo il tempo, così è possibile vedere meglio. Guardate, impatto contro questo NPC, faccio la capriola, Michael si rompe completamente. Oh, ma andiamo al telefono. In realtà
ci arriviamo tra poco al telefono. Andiamo a chiamare Franklin per chiedergli di uscire. Franklin! Noi lo andiamo a trovare, va bene. Dopodiché lo facciamo scendere dalla macchina, arrivate allo Santos Customs, e poi risaliamo velocemente a inganno. Partiamo senza di lui, entriamo allo Santos Customs. Guardate che cosa succede. Ovviamente non riuscirà a entrare allo Santos Customs. Guardate, non c'è nessuno, Michael è entrato da solo. Però attenzione, oh, se noi giriamo la visuale, eccolo! Eccolo qui! Non gli andava bene di essere stato abbandonato, ma la cosa più ironica non è questa. Secondo voi, vedendo quello che sta per accadere, ecco, io glielo dovrei dire che la portiera è chiusa e che non può entrare? Ma non è l'unica cosa ironica che succede. Ovviamente non gliene frega un cazzo, non perderà la pazienza, continuerà a inseguirci all'infinito e questo lo sappiamo. Però se noi ammariamo la macchina per metà e poi usciamo, lui non capirà bene che fare, non capisce un cazzo. Forse non gli piace l'acqua, non lo so, è una sorta di felino. Guardate che succede, lui prova, prova ma non riesce. C'è una forza che è più forte di lui, che lo blocca, guarda. È un po' in dubbio, poi a un certo punto si ferma, non vuole più salire. Bro, sei grande e grosso, ti serve anche la motivazione di Michael? A questo punto l'unico modo per farlo risalire è proprio spiattellargli in faccia la possibilità di salire, ossia avvicinandosi così. A quel punto va bene, accetterà di salire. E tra l'altro, dopo aver annacquato la macchina, mi sono accorto di un'altra cosa, che non sgoma più. Non... qua vabbè, ho modificato l'accelerazione, ovviamente, penso si capisca, non credo servisse nemmeno dirlo. Ma guardate, non sgommano le ruote. Non lasciano tracce, non fanno niente. Tra l'altro, se noi proviamo a fare burnout, hanno l'olio sotto. Sembra che non siano nemmeno fisiche. Ma la stessa cosa vale sull'asfalto, non è che sia esentato l'asfalto da sto effetto. Quante logiche in una sola clip. Ma sapete qual è una delle logiche più snervanti di GTA? Il fatto che sia complicato, meno di anni fa, ma complicato comunque, guadagnare denaro. Se volete un modo molto facile per guadagnare, scrivetemi su Instagram oppure andate sul mio sito qui sotto, Boosti Denaro, per tutte le piattaforme, sicuro, affidabile e veloce. Oh, la missione Kaida Libra, a parte questo timelapse bruttissimo qui... non cambia il tempo, resta sempre lo stesso. Abbiamo quest'arma particolare che non vediamo più all'interno del gioco. Ok, Michael con una mira da cecchino, uno dei migliori cecchini degli Stati Uniti d'America e non solo, abbatte l'aereo e va bene. Sta di fatto che noi con Trevor possiamo inseguire l'aereo in tanti altri modi. Possiamo rubare un elicottero, ce ne sono disponibili. Possiamo riuscire ad avere un laser. E se noi riusciamo ad avere un laser, ciò che accade ovviamente provando ad abbattere l'aereo è una cosa molto ovvia. Il nulla, non succede nulla. Anche a lui non frega un cazzo. Guarda che spettacolo! Sto aereo sta andando a fuoco. Dovrebbe stare per precipitare. Dovrebbe stare accadendogli qualcosa. È stato danneggiato. Di fatto è indistruttibile. L'avessi saputo prima non avrei neanche accettato la missione, forse, no? Probabilmente non ci avrete mai fatto caso, ma quando colpite un'auto con due NPC, quindi che abbia un passeggero sul sedile anteriore, quello che succede è questo. Muore solo il passeggero. E non puoi neanche dire, vabbè, il passeggero non aveva la cintura. No, perché neanche la tizia che stava guidando aveva la cintura. Non cambia assolutamente niente. La forza G esiste, ma lei non lo sa. E quindi sopravvive, poi scappa. Fa molto ridere, tra l'altro, che io tiro fuori questo, poi dall'auto cosa succede? L'altro se ne scappa via. Lascia l'amico in balia di questo sporco criminale. Vabbè, questa non poteva mancare, non so come abbiamo fatto a non notarla per anni ed anni. Ed anni anche, tutto attaccato. C'è questo cartello molto particolare che... intanto vaffanculo. Molto particolare, che è disponibile anche dall'altra parte della strada. Molto particolare perché ha un hitbox un po' strana, camminando in un determinato modo c'è più o meno, camminando normalmente o anche mirando c'è completamente. All'inizio pensavo fosse un problema solo di questo cartello, in realtà non è così. La stessa cosa succede con il cartello identico dall'altra parte della strada. Oh, e ora andiamo al telefono. Quante volte ne abbiamo parlato. In sto caso però c'è da dire una cosa veramente particolare. Se voi siete sul bagnasciuga ovviamente potrete fare chiamate. Che problema può esserci? Il problema è... no, è proprio questo. Non potete fare chiamate. O meglio, potete, ma il telefono squilla all'infinito. Perché se voi fate partire la chiamata mentre state già sul bagnasciuga, parte subito con l'occupato. Se invece voi state sulla spiaggia e
poi solo dopo andate sul bagnasciuga succede che non vi rispondano. Guardate, qua non mi risponde, la chiamata resta in sospeso, non mi dà occupato né niente fin quando non mi sposto e non esco dal bagnasciuga. Guarda, ecco qui. Ma che senso ha sta cosa? Per quale cazzo di motivo? Ma con tutti, ci ho provato con tutti. Dave Norton, ok, che non potete chiamare in nessun modo, comunque non vi risponde, anche se lo chiamate. Infatti, vi dice lasciate un messaggio solo quando uscite dal bagnasciuga. Tracy, state sul bagnasciuga, non vi caga di pezza, la linea continua a restare in sospeso. Uscite dal bagnasciuga, tutto a posto, vi lascia il messaggio automatico. Concludiamo col botto, con i fuochi d'artificio, è proprio il caso di dirlo. Sulla spiaggia ci sono determinati ombrelloni belli grossi che voi potete distruggere, sono anche un po' dinamici. Diciamo che questo non sarebbe forse il modo più realistico per farli distruggere, se riuscite a farli capottare comunque. Sempre se, come in questo caso, non vi buggate tutti, soprattutto si può fare con la pistola lanciarazzi, probabilmente avrete capito, ecco. Potete fare un effetto catapulta non da poco. Ecco qua si è buggato di nuovo tantissimo, ecco guardate, attenzione, guarda, spari proprio sul cucuzzolo dell'ombrellone dall'altra parte. Guarda, una di quelle cose che poteva restare lì per secoli senza che qualcuno la scoprisse, ma ringraziamo Dio che l'abbiano scoperta. Ragazzi, che dire? Io vi ricordo che se volete lasciarmi altre segnalazioni qui sotto nei commenti c'è lo spazio apposito. Io vi ringrazio per tutte le segnalazioni solite, vi ringrazio per avermi seguito finora e noi ci rivediamo alla prossima.